i fondi, quasi il 50% bloccati nei comuni e non venissero assegnati, effettivamente ci ha lasciato perplessi sulle modalità in cui effettivamente prima venivano assegnate. Le fasce forse, è vero, possono essere state ristrette, ampliare la fascia reddituale può essere per chi ha un reddito medio-basso comunque un'occasione in più per andare incontro alle spese da sostenere. E comunque c'è una gradualità percentuale nella spesa, comunque divisa per fasce, e si ridefiniscono dei criteri. Ad esempio, nel capitolo borse di studio abbiamo letto nel paragrafo definizione criteri la lettera F, limite minimo dei rimborsi, le parole 50 euro sono sostituite dalle seguenti 20 euro. Ma, è una questione che riguarda l'assegnazione delle borse di studio. Si può provare, secondo il nostro punto di vista, una fase di ampliamento per poter fare in modo che questi fondi vengano assegnati a un maggior numero di persone, siano sbloccati a tutti gli effetti, e quindi il nostro voto è, diciamo, favorevole. L'unica cosa poi con la possibilità, magari nella fase di un anno, nel ciclo di un anno, rivedere questi dati e eventualmente porre un potenziamento anche a livello informativo, perché potrebbe essere anche un problema di informazione, di capillarità dell'informazione di queste borse di studio sul territorio. Grazie.